Perfetto, amici di Just Nerd, benvenuti. Siamo alle prese con un gioco indie italiano, Nantucket, che abbiamo recensito in questi giorni. Invece oggi vi faccio vedere dal punto di vista del gameplay quello che ci aspetta in questa bellissima produzione di Picarex Studio. Cominciamo da zero, quindi facciamo una nuova partita e si comincia vedendo quella che è la creazione del nostro capitano. Come vedete, il nome Ishmael sarebbe l'Ismaele del racconto di Melville, di cui questo gioco è l'ideale proseguimento. Come vedete, abbiamo quattro diverse abilità che possiamo dare al nostro capitano, che sono Hunting, che sarebbe la caccia alla balena, Sailing, ovvero l'abilità al timone sulle nostre navi, Scienza per le ricerche, e crafting, che sarà quello che ci permetterà di poter utilizzare delle migliorie all'interno della nostra nave. Abbiamo inizialmente un punto da spendere e in questo caso proviamo a metterlo su sailing. Dopodiché abbiamo da scegliere un tratto, che è una delle abilità particolari. A disposizione abbiamo Smart, che sarebbe la furbizia, possiamo dire, che ci permette di aggiungere un ulteriore punto. Poi ci sono la forza, l'Old Sea Dog, che sarebbe la capacità di poter navigare meglio, la salute, quindi sarebbe una maggior costituzione all'interno del nostro personaggio, e infine quella che è Open Minded, ovvero un XP in più guadagnato per un giorno di navigazione. Io in questo caso utilizzerò Smart e metterò il punto in più su Hunting. A questo punto saltiamo il tutorial e mettiamo play. La cosa da vedere innanzitutto è come è stato curato in maniera incredibile la presentazione di questo gioco. Pinky harpooners, drink and swear, ye men that man the jestful whale boats bow. Death to Moby Dick. God hunt us all if we do not hunt Moby Dick to his death. Picarex Studio ha utilizzato anche l'inglese, quello vecchio stampo, un po' arcaico, che era tipico dell'epoca in cui Melville scriveva le sue avventure dei balenieri. Questa è una delle scene meglio realizzate in una presentazione che io mi ricordi, e poi anche il taglio così da macchina da presa, vecchio Curse thee, stampo, era man, molto curse thee, interessante. man, and may Questo è il nostro fortune assist thee. Ismaele. I was cursed twice by the Lord for my blasphemous promise to hunt Moby Dick, and by Ahab for surviving the Pequod and its sons, swallowed by the sea. I was craven to conquer my spot in heaven by striking my iron in Moby Dick's heart. So I headed back to Nantucket, looking for a new ship and wealth-seeking sailors. E quindi Ismaele torna a Nantucket, che è storicamente una delle principali basi per i balenieri dell'epoca. Il tono del gioco, lo vedrete subito, è abbastanza curato. In questo caso abbiamo ad esempio i news, che sono i giornali, ovvero tutte quelle notizie che ci aiutano a inquadrare da un punto di vista anche storico quello che sta succedendo durante questa nostra avventura. Come vedete qua sotto c'è un tizio, c'è un, pardon, un calendario che ci aiuterà a seguire quelle che sono le quest a tempo, e alla voce Jobs abbiamo quelli che sono gli incarichi che possiamo svolgere, in questo caso scoprire una nuova area di pesca alla balena. La accettiamo, chiudiamo, andiamo quindi a cercare l'equipaggio. In questo caso abbiamo il mozzo, l'arpionatore, il navigatore, il craftsman, ovvero quello che sarebbe il mastro a bordo della nave, quello che fa le riparazioni, e infine la scienza, che potrebbe essere intesa come medico o come anche ricerche. Allora, io ho il capitano che ha già hunting e sailing. Tenete presente che giocando, se utilizzeremo il capitano nella caccia alla balena, in caso di morte durante questa caccia al cetaceo, la partita finisce se è a morire il capitano. Quindi valutiamo attentamente le nostre scelte. Come vedete, ci sono anche i vari marinai hanno i tratti. In questo caso abbiamo un XP in più per livello scegliendo Hunter. Molto bene. Hunter vediamo che ha un costo di 1 in reputazione. Noi abbiamo questo prestigio, che è la reputazione, appunto, che al momento vale 4. Quindi scegliamo Russell. Dopodiché io cercherai un medico, quindi per forza Eli, perché vale 1 e ha
un tratto negativo, ovvero consuma il 50% di più in più di cibo da valutare. Altrimenti qua abbiamo i nostri di navigazione. Ad esempio questo qua, meno 50% di recupero della salute durante la navigazione perché soffre il mare, curiosamente. Però, lei goes to the captain with the curtest dice. Molto bene, si lega al nostro capitano. Allora, facciamo così, mettiamoci Ellie, che vale 1, e in questo caso metterei un craftsman tipo Percy, nonostante abbia un tratto negativo. Tenete presente che in qualunque momento possiamo nei vari porti licenziare e arruolare nuovi marinai. E qua c'è la nostra nave iniziale, che è la Melville, nome che ha molto a che fare col mito di Moby Dick. In questo punto vedete che avendo questi spunte verdi vuol dire che abbiamo gli elementi necessari per fare delle ricerche e migliorare la nostra nave prima di poterne comprare una un modello migliore. Come vedete qua abbiamo parecchia scelta, però ci sono sempre i requisiti da trovare e quindi cominciamo con la Melville. Allora, la cosa che farei innanzitutto è aumentare il cargo, ovvero la quantità di materiale che possiamo portare a bordo, visto che andremo proprio a caccia di balene. Prima di partire, ricordatevi sempre di fare il controllo di quanto potete mettere nella vostra stiva. Tenete conto che acqua, cibo, il grog per mantenere buoni gli uomini di bordo e il legno essenziale per le riparazioni sono spese che vanno fatte sempre prima di partire. Quindi vedete, qua abbiamo 76 giorni, 67 giorni, arriviamo a un'ottantina di giorni di navigazione. Ok, e salpiamo alla volta della nostra prima missione. Se faccio vedere anche la mappa su cui ci muoveremo, perché è disegnata in una maniera spettacolare, secondo me Picarec Studio ha fatto un lavoro maniacale proprio nella cura del dettaglio. Come avete visto anche il porto presentato con queste quattro cose abbastanza semplici, comunque racchiude tutto quello che può essere l'interesse. Ecco, questa è la mappa. Allora, in questo caso c'è il nostro diario. Vedete, si fa go to quest, ci porta direttamente in questo punto. Io solitamente aggiungo anche il filtro per le aree dove sappiamo che ci sono le balene e poi il filtro dei venti, che è essenziale. I giorni di navigazione possono essere allungati o accorciati se scendiamo una buona corrente che spinga le nostre vele. In questo caso dobbiamo arrivare quassù, nella Baffin Bay. Cosa facciamo? Ci portiamo in questa direzione. Diamo un po' di sprint alla navigazione con P3 e a questo punto, ecco, qua c'è la prima delle possibilità che ci viene dato. Durante la navigazione ci verranno consentiti di fare delle piccole scelte. In questo caso un uomo che lavora con noi si sente ispirato da noi. Quindi noi possiamo scegliere se aiutarlo a diventare più, in un certo modo, come sviluppare la sua personalità, e questo si riflette anche sul nostro capitano. In questo caso abbiamo delle percentuali, l'80%. Il nostro Ismael diventerà scettico oppure al 20 superstizioso. Possiamo anche non comportarci in modo tale da far sentire questo nostro membro dell'equipaggio importante. Noi invece scegliamo di farlo sentire importante e acquisiamo il tratto scettico. Arrivati dove avevamo messo il nostro segnalino, ripartiamo e questa volta seguiamo una corrente favorevole. Ecco, qua c'è già una caccia alla balena. In questo caso è l'ideale, così posso farvi vedere come si sviluppa il combattimento. Prima cosa, bisogna mettere in campo l'equipaggio della nostra lancia. In questo caso me la rischio, metto il capitano, metto l'altro arpionatore e mi porto dietro il mio medico che può curare. Il combattimento avviene con un lancio di dadi, come se fosse un board game qualunque. In questo caso rullo di dadi, niente, vedete, avendo selezionato dei numeri che non hanno compreso nulla delle nostre abilità, noi non facciamo nulla questo turno. Invece il narvalo ci ha attaccato e ci ha fatto anche del discreto male. Meno 7, quindi io colpendo il narvalo chiudo direttamente la partita e
All'inizio è abbastanza facile, vi dico la verità, non ci sono grandi combattimenti. Finito il combattimento, abbiamo la possibilità di caricare dei materiali, ad esempio il blubber, che è il grasso dei cetacei, in questo caso, che noi possiamo convertire in denaro. Food dai cadaveri degli animali, possiamo tirare fuori del cibo che allungherà le nostre navigazioni. Molto bene, adesso. Subito un'altra caccia alla balena, non facciamoci certo trovare impreparati, non sia mai che siamo dei balenieri in fin dei conti. Ok, ripetiamo lo stesso equipaggio di prima, la nostra è sempre un narvalo, colpisce prima lui, ma noi facciamo così, tac, e chiudiamo così la partita. Non fatevi ingannare, non sarà così facile il gioco. 8 giorni di navigazione. Giustamente, anche prendendo una corrente buona, in questo caso non abbiamo. Ah, avete meno uno, comparso poco. Beh, comparso. Sono solitamente i venti che spingono un po' di più la nostra nave. Qua invece abbiamo preso un vento a sfavore. Vedete che nel frattempo qua si riducono. Siamo arrivati. E adesso andiamo a affrontare questa missione. Come sempre, mettiamo a rischio il capitano. Un narvolo di nuovo. All'inizio le bestie non sono particolarmente varie. Tac. Ed ecco che abbiamo conquistato subito. Ci prendiamo le nostre spoglie di guerra. Eccoci qua, siamo arrivati dove ci era stato richiesto. Qua sotto compare che abbiamo completato la missione. Per incassare il premio che ci è stato promesso, dobbiamo tornare a Nantucket. Ci metteremo 16 giorni di navigazione, vediamo se ci va di fortuna e manteniamo la navigazione. Ah, qua c'è già un giorno di navigazione in più. Due giorni di ritardo, tre giorni, quattro, cinque. Spiace, ma sono impietoso sul morale. In questo caso il nostro medico aveva nascosto del cibo e noi non siamo molto favorevoli a queste cose. Andiamo al newspaper, cioè il giornale Jobs, e prendiamo la nostra ricompensa. Qua vedete che stanno ancora facendo le ricerche per ampliare la nostra nave. Allora ci carichiamo un altro po' di provviste a questo punto. Andiamo sempre su una ottantina di giorni per andare sul sicuro, o anche un po' di più, e cerchiamo un altro porto su cui poterci appoggiare per le nostre missioni da baleniere. In questo caso, il porto più vicino, proprio di fronte a Nantucket. Facciamo così, anzi, tac. Qui abbiamo incrociato un'altra nave che vorrebbe commerciare con noi. Cosa possiamo vendergli? Abbiamo venduto il cibo che fortunatamente noi abbiamo in abbondanza per arrivare ad Orta, perdono. E qui possiamo entrare nel porto e svolgere le nostre faccende. Allora, vediamo se ci sono delle missioni disponibili. Assolutamente sì, un'altra caccia alla zona. Allora, carichiamo di nuovo le provviste. Sono uomini disponibili da ruolare. Abbiamo già
7 punti di prestigio anziché più 4 di prima. Allora, medici senza. Cos'è già una skill? Questo mi tenta, io quasi quasi lascerei andare Eli e mi prenderei Santiago, perché vedete, in vivo testing, l'esperienza guadagnata ad uccidendo animali e creature marine è aumentata del 10% per i personaggi sulla stessa lancia. Santiago, benvenuto a bordo. Ricerche non me ne fanno fare. A questo punto, sail away, quindi salpiamo e andiamo a cercare questa nuova zona di caccia alla balena. All'inizio le missioni sono più o meno tutte di questo tipo, più che altro per aiutare il giocatore a prendere familiarità con quello che è la meccanica di gioco. Poi dopo ci saranno delle quest un pochino più personali legate a membri dell'equipaggio, oppure addirittura ci sarà una quest che riguarda proprio il capitano, che comunque non dimentichiamo, vuole vindicare l'equipaggio del Packwood e il capitano Ahab, quindi Moby Dick è nel nostro mirino, la dovremo cercare di vendicarci quanto prima. Qua mi si ricorda che invece. Perfetto. In questo caso abbiamo a che fare con gli squali. Ripresentiamo lo stesso equipaggio del solito, però questa volta abbiamo Santiago che ci aiuterà a avere un po' più di esperienza. Perfetto. Il nostro avversario è stato stordito. Quindi è un gioco da ragazzi proprio in questo caso. In questo caso abbiamo solamente del cibo. Ok, abbiamo completato la nostra missione. Cosa facciamo? Salpiamo e torniamo a incassare il premio. Come esempio c'è Peterhead, che è un altro porto che è sulla parte alta dell'Inghilterra, quindi credo che sia già Scozia a questo punto. Eccoci qua, entriamo nel porto, incassiamo il nostro meritato premio e così metto, non ci sono altre missioni, quindi cosa facciamo? Ripartiamo. Ah, vedete, adesso mi sono dimenticato di fare il controllo di quanto cibo ci è rimasto. Dovremmo essere a posto. Ce la rischiamo, facciamo i lupi di mare temerari in questo giro. E facciamo un salto a Nantucket. Vediamo se c'è qualche missione per noi. Vedete qua, per esempio, c'è una tempesta qua sotto. Il cibo continua. Ah, 122 giorni. Ragazzi, ce la facciamo tranquillamente. Sempre lasciando. Entriamo nel porto. Ok, è aumentato. La capienza della nostra nave 29, sempre una di queste missioni di caccia all'inizio. Nessuna news, molto bene. Facciamo scorta, qui siamo arrivati un po' tirati. Teniamoci sui 100 giorni per andare sul sicuro, che non si sa mai che migliori possiamo portare alla nostra nave. La velocità di navigazione mi tenta. Sì. Velocità di navigazione. Ecco, vedi, sono alcune cose che non possiamo studiare. Perché? Perché mancano dei membri dell'equipaggio che abbiano quelle specifiche capacità. Sail away. Facciamo ancora questa missione assieme e poi vi lascerò il gusto di scoprire da soli quanto sia divertente giocare a Nantucket. Fateci veramente un pensiero a questo giochino, perché oltre ad essere stato realizzato in maniera spettacolare, ha delle features veramente molto interessanti, specialmente man mano che si va avanti e si crea un certo rapporto tra il capitano e l'equipaggio, una profondità di narrazione e di gameplay che vi assicuro mi ha piacevolmente sorpreso. Non me lo immaginavo ci fossero dei titoli indie così ben curati. Molto spesso di un indie lo associamo anche io per primo, lo confesso, a un giochino leggero. In realtà c'è dietro uno studio, una
è una valenza in questi titoli che proprio facendo della semplicità il loro punto forte possono regalare un divertimento sorprendente. Sempre squali sono. Allora, assegna Russell e vieni Santiago. Continua. Tiro di dadi, stavolta facciamo fare a Russell l'uccisione. Ok, vediamo un po' come siamo messi a cibo qui. Vediamo ancora per 140 giorni. Questa volta però facciamo una tappa prima a Pedersen. Sailing from Dundee, demand the British sailors for to take a mother sea. Le musichette sono spettacolari. Ok, vediamo un po' qua cosa mi dice se c'è qualche missione da fare. Ne ho ben due. Una nuova area di pesca e scoprire il destino della New York, che era una nave che da Petered andava in Bituba. In Bituba, quindi potevamo cercare in Bituba, capire dov'è. Facciamo così, facciamoci un po' di scorta sui 140 giorni, perché mi sa che faremo tappa. Cerco sempre nuovi. Ecco, per esempio, Percy aveva dei difetti, lo licenziamo e ci prendiamo Allen, che invece difetti non ne ha, anzi. Allora, Allen al più 10% del morale con il cibo, invece Max potrebbe essere più utile perché Max tiene alto il morale della truppa perché col suo violino è un musicista e quindi tiene alta la vitalità dell'equipaggio. Il mio omonimo invece, guardavo che Richard non potrei permettermelo perché Russell meno 1 vado a 3 punti, quindi posso spendere al massimo 4 punti al momento per ecco, per esempio questo qua è un non nuotatore, capitava all'epoca, e se cade fuori dalla whaleboat durante il combattimento, come succede spesso con le balene, hanno questa tipologia di colpo, muore sul colpo, quindi diciamo che non è proprio il massimo come marinaio, eh. Qua possiamo studiare delle migliorie. Ah, è un po' avvistamento, harpoon base damage. Miglioriamo gli arpionatori. Ecco una cosa, le tecnologie che ricerchiamo dalla nave passano anche a livelli successivi sulle altre barche, quindi è una conoscenza che ci portiamo dietro noi come capitani. Quindi la ricerca può essere una cosa abbastanza interessante già dai livelli bassi, perché comunque ci aiuta andando avanti. Allora, da Petersen facciamo tappa ad Orta, visto che la quest ci porta in Bituba, che qua. Ah no, anzi, no, facciamo così. In questo caso ci conviene seguire direttamente la quest, perché è una nave che si è persa sulla rotta per in Bituba, quindi noi adesso in questo caso andiamo controvento, infatti abbiamo un più uno sui giorni di navigazione. In questo caso c'è l'acqua che ha uno strano odore, meglio buttarla fuori bordo perché c'è il rischio di prendersi malattie che possono decimare l'equipaggio, quindi questo tratto di mare bisogna stare attenti. Perfetto, abbiamo imparato a suonare il violino dal nostro nuovo membro dell'equipaggio. Allora, you can clear the shield, the broadside and sound coming off the equipaggio. Ah, la nave che stavamo cercando è stata assaltata dai pirati. In questo caso ce la giochiamo. Andiamo a salvarli. Però non metterò in campo il capitano perché non mi sento tranquillo. Metto Russell, Santiago il nostro medico e Max. Continuo. Infatti vedevo che qua c'è gente che ha parecchia forza, eh. Ecco, Max subito l'hanno preso in pieno. Meno 2. Facciamo un bel rullo. Nessuna delle mie abilità. Max viene. Max lo vedo malissimo, ragazzi. Lo vedo proprio male, male, male. Ah, come ti vedo male, Max? Sei pure stunnato. Perfetto. Ok. Curiamo Max.
e poi 7. Però ragazzi, qua la situazione. Perfetto, questi qua hanno le pistole, noi andiamo con i coltellacci praticamente, e gli arpioni, loro hanno le pistole. Ok, meno male che uno è stato stunnato degli avversari. Ovviamente un tiro a vuoto. Max, qua mi ti vedo male, anche Santiago non se la passa molto bene. Mi sa che vi farò vedere cosa succede quando l'equipaggio viene brutalmente ucciso a questo giro. Ne ammazziamo uno di loro, intanto, almeno uno di loro verrà con noi. Ciao Max, è stato bello averti a bordo. Russell, te sei il prossimo. Qua mi sa che ci ammazzano praticamente tutti, eh? Mi sa che devo lasciare quella nave al suo destino tristo e... Ciao Russell! Brutto è che il mio amico, dottore, può solamente curarsi e, tra l'altro, in questo caso, ciao. In questo caso ci hanno praticamente ammazzato l'equipaggio. Quindi siamo praticamente nella condizione di non avere nessuno che possa pilotare la nave e siamo praticamente immobili. Quindi in questo caso, come potete vedere, siamo in una situazione abbastanza drastica. Siamo senza equipaggio, al centro del mare. È la situazione classica in cui ci aspettiamo che il tempo passi e saremo condannati a una triste morte in mezzo al mare. Quello che vi ho fatto vedere, che avete visto in questo momento, è una delle possibilità di questo gioco. In questo caso ne facciamo main menu, perché tanto qui la partita è finita. E come dicevamo appunto nella recensione, in Nantucket non crediate che sia così facile arrivare a certi punti senza perdere equipaggio o proprio non finire la partita. In questo caso non è morto il capitano, ma ci hanno tolto tutto l'equipaggio, quindi non siamo riusciti ad andare oltre questo scontro con i pirati. Ogni azione che noi prenderemo avrà una conseguenza, positiva o negativa, dipende un po' dai dati, un po' anche dall'equipaggio con cui affronteremo le sfide. Quindi quello che vi posso consigliare in questo momento è, mi raccomando, non trascurate l'idea di acquistare Nantucket, perché è un gioco veramente promettente, ottimamente realizzato e che omaggia in modo perfetto lo spirito di Melville e dell'epopea di Moby Dick. Per ora è tutto, ci vediamo presto con altri gameplay. Alla prossima!